Sono qui all'Expo di Bologna, vi presento Federico Veneziano, fisioterapista, ideatore, realizzatore di TACT, che verrà presentato sul prossimo numero di MR, giornale di medicina, fisica e riabilitazione. Grazie. Prego. Sono contento di essere qui oggi a Bologna, due grandi giorni di fiera qua a Expo Sanità. Sono contento che siamo riusciti per la prima volta a portare il nostro TACT, il nostro nuovo ausilio magnetico di presa per disabili, e siamo qui oggi con il nostro bello stand e riusciamo finalmente a far vedere a terapisti, a medici e a persone che sono venute oggi a trovarci cos'è il TACT. Quindi il TACT brevemente è questo ausilio che abbina un palmare magnetico da indossare in autonomia per persone che possono essere afflitte da disabilità gravi come tetraplegia, lesioni parziali o lesioni totali del plesso, lesioni di amputazioni di dita o sclerosi multipla, quindi tutto quello che può dare un grande deficit di presa all'arto superiore. Semplicemente abbiamo creato un sistema magnetico che abbina il palmare a degli oggetti customizzati con magneti e che rendono possibile l'intercambio con un solo ausilio di più tools. Ad esempio qui abbiamo il nostro tool porta tutto, chiamato anche l'attatore universale, dove possiamo mettere qualsiasi cosa possa entrare in questo cilindro, quindi possiamo pensare a una penna, un rasoio da barba, uno spazzolino. E siamo arrivati anche a poter far bere queste persone portando ad esempio un porta bottiglia, che può essere anche porta tazza o porta borraccia, e riuscire a rieducare il paziente in un gesto funzionale importante che senza il nostro TACT sarebbe stato o molto difficile o impossibile. Quindi riusciamo a parlare finalmente di autonomia grazie al fatto che il paziente in totale autonomia, senza l'aiuto del caregiver, può indossare il TACT, può levare il TACT e utilizzare super comodo, super veloce, un oggetto che in leggerezza e dinamicità può dare un comfort e di nuovo un'affidabilità nel gesto funzionale. Quindi grazie a MR che ci ha permesso di avere un articolo e di spiegare la nostra idea che è nata in università e poi al Politecnico di Torino come startup, e adesso un'azienda che può portare all'Expo Sanità il suo prodotto. Grazie mille.